ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Alba Adriatica si prepara alla bella stagione e alle festività pasquali con i primi interventi spiaggia di pulizia e ricostruzione delle cavate spazzate via dalla mareggiata dello scorso novembre. Entro oggi gli 800 metri di arenile verranno tirati a lustro dallo spiaggiato, la cui rimozione e smaltimento costeranno al comune 30.000 euro più altri 30 per ripristinare le condotte a mare. Abbiamo dovuto fare una variazione di bilancio, trovare 30.000 euro per portare via tutto lo spiaggiato e poi abbiamo messo anche 30.000 euro per la sistemazione delle cavate a mare, perché purtroppo con la mareggiata di novembre li avevano distrutte, avevano rotto tutti quanti i tubi in cemento, le cavate stesse, e quindi abbiamo portato via tutti quanti i detriti, per poi adesso stiamo facendo un progettino per poi risistemarli queste cavate con dei tubi per portarli fino a vicino alla battigia entro il mese di lancio. E poi c'è il problema della regione che insomma voi attendete del deposito del progettino che prevede comunque la risistemazione della radente. Nel frattempo le strutture danneggiate stanno cercando di riaprire. Sì, in effetti anche questo è il problema. Il problema è che noi stiamo aspettando che la regione ci presenti un progetto per vedere questa radente cosa si vuol fare. Da quello che abbiamo capito noi si vuole lasciare per proteggere insomma la stagione estiva dalle piccole mareggiate, in modo che se viene rifatto un pochettino di ripascimento questa sabbia non viene portata via. Dall'altro non sappiamo come si farà, perché questi massi sono pericolosi. La responsabilità a chi spetta, questa la regione lo dovrà stabilire, se spetta ai concessionari, se spetta a loro stessi. È vero che si possono mettere qualsiasi cosa si voglia, dei cartelli, delle corde per proteggere, però sappiamo che i bambini è difficile mantenerli a bada.